Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero che riusciate a sentirmi nonostante il traffico che c'è qui per strada. Sto andando a fare la spesa, poche cose in realtà perché comunque sia non cucino io a pranzo e a cena, mi serve solo qualcosina per la colazione. E quindi ho pensato di approfittare, come mi era stato richiesto, per farvi vedere come sono i supermercati qui in Germania. In questo caso ci sono sia Lidl che l'Aldi, che però ci sono anche in Italia. Io in questo caso vi porterò al Rewe, che è una cosa che c'è prettamente qui in Germania, e lo vedete dietro di me. Quindi direi di cominciare il nostro giro e ci vediamo dentro. Ok ragazzi, questo appunto è l'ingresso del supermercato, vedete appunto alcune piante all'esterno e anche all'interno ci sono appunto varie barrette e varie snack salutari, più appunto tipicamente la zona di frutta e verdura. Appunto vi faccio vedere, ci sono appunto anche nel banco frigo, qui ci sono le uova e quelle che sono un pochino più particolari rispetto alle nostre sono appunto queste che sono addirittura colorate. Qui c'è il reparto appunto con pane, panini, paletteria e un po' di würstel e insaccati e poi una lunga fila di frigoriferi in cui potete trovare praticamente di tutto, è veramente infinita questa fila di frigoriferi. Appunto ci sono formaggi, ci sono affettati, eccetera, latticini anche. E questa è una panoramica. Poi in questo negozio hanno anche cose tra virgolette esotiche, appunto qui vi faccio alcuni esempi, qui vedete cose asiatiche, prodotti asiatici, mentre qui ci sono prodotti appunto russi, come vi dicevo c'è una grande comunità russa e appunto ci sono molti prodotti russi in vendita qui al Rewe. Ok, cambiando reparto, qui ci sono appunto latte, panna, eccetera, di quelli non in frigorifero. E qui c'è la parte della colazione con i vari tipi di caffè, tè, cereali, barrette di muesli, eccetera. Ci sono appunto le confezioni mega, sembrava di stare in Australia, e anche le confezioni quelle mini, queste qui appunto le vedete. Sono diverse confezioni messe tutte insieme. Qui c'è la parte appunto per fare torte, eccetera, avete un po' di tutto, farina, varie confetture, vari preparati, diciamo tipo di torte già tra virgolette pronte, solo da mettere già in busta, diciamo così. Marmellate e confetture di tutti i tipi. Qui c'è il banco con affettati e carne, quelli freschi. Tornando alle corsie, questa è quella con riso e poi dall'altra parte ci sono pasta, c'è la pasta e anche una lunga serie di salse, quindi di condimenti per la pasta o per il riso. E quello che vi faccio vedere è l'abominio, tra virgolette, nel senso la bolognese vegana, che penso che in Italia non vendano quelli della Barilla. Appunto anche qui ci sono prodotti che ricordano la Russia, appunto. Comunque si ha una vasta scelta di pasta di tutti i tipi e di tutte le forme, di qualsiasi marca.
qui ci sono sempre prodotti confezionati, sempre sullo stile di pasta, eccetera, in scatolati principalmente. E qui anche qui ci sono zuppe praticamente di tutti i tipi, anche i noodles. Questa è la corsia delle salse, ce n'è veramente per qualsiasi gusto. E poi ci sono anche sottaceti e sottoli. Per quanto riguarda gli alcolici, questo rev è molto fornito, appunto vi ho fatto vedere appunto i vini, poi ce n'è di tutti i tipi, qui ci sono patatine, qui ci sono anche dolcetti e snack. Queste qui appunto sono le yogurette, penso ci siano soltanto in Germania. Appunto altri snack e bibite. E qui vedete una panoramica con tutte le bibite e gli energy drink. Adesso non so esattamente quanti ce ne siano in Italia, ma questa qui appunto ci sono tutti i tipi di Monster che vi sto facendo vedere e sopra vedete anche le Red Bull e sono veramente infinite. Non so quante effettivamente ce ne siano in Italia. E poi c'è il Russian Power. Qui ci sono prodotti per feste, eccetera. E anche bibite e birre in cassetta, quindi se volete prenderne in grande quantità. Passando al banco frigo, vi faccio vedere soltanto le pizze. Qui c'è la pizza ristorante e c'è appunto. Ci sono appunto i vari tipi di pizza, immancabile la pizza Hawaii. Tornando alle varie corsie, ci sono vabbè, prodotti per la casa, pulizia della casa in generale, anche per la pulizia della persona, come potete vedere. Appunto qui ci sono saponi, qui invece c'è il reparto più simile alla farmacia, quindi dove io in genere prendo i multivitaminici e tornando ai banchi frigo ci sono i gelati e appunto c'è il gelato Dolomiti e Capri che ricordano molto l'Italia, mentre questo è per finire il reparto migliore, quindi quello con i giochi per i bambini. Bene, avete visto quello che è fare la spesa qui in Germania? Io ovviamente non dovendo cucinare per me, perché appunto c'è chi si occupa di preparare i pasti, non sto comprando granché, poi da settembre dovrò occuparmi io di preparare i pasti per praticamente tutta la famiglia, tra virgolette. Forse se vi interessa potrei farvi vedere quello che è una spesa, quindi più avanti. Però in ogni caso avete visto appunto come sono i supermercati qui in Germania. In questo caso il Rewe, che appunto in Italia non c'è. In ogni caso non differiscono granché dai supermercati italiani. Io spero che il video l'abbiate trovato interessante e magari anche utile, quindi vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale in maniera tale da seguirmi in questa mia avventura tedesca e anche nelle prossime avventure magari. Condividete questo video con i vostri amici se volete fargli vedere qualche particolarità dei supermercati tedeschi. E se in questo video avete visto qualcosa che potrei inserire in un mio assaggiamo, magari fatemelo sapere in un commento qua sotto, magari cerco di recuperarlo e in qualche modo di assaggiarlo per voi quando avrò un altro giorno libero. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta in questa avventura, anche se non ho tantissimo tempo per pubblicare, però cerco di tenervi un pochino aggiornati. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.